Ritrovati a Genitori si diventa settima puntata. Questa sera vi vogliamo parlare di amicizie, dinamiche di gruppo. Ritorniamo su un argomento che è stato ripreso dalla Scuola dei Genitori del Comune di Padova e lo facciamo con Paola Milani, quindi un ritorno, docente di Pedagogia della Famiglia alla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova. Intanto ciao Paola. Ritorniamo, come avevo detto, su un argomento che è stato trattato, anzi l'ultimo appuntamento dell'anno della scuola dei genitori, amicizie dinamiche di gruppo, cioè come si formano i gruppi, come rimangono i gruppi, come i giovani partecipano ai gruppi. Hanno chiesto questo a un professore che andremo poi ad ascoltare nel nostro contributo. A te Paola chiedo appunto il gruppo, soprattutto stiamo parlando naturalmente di preadolescenti e di adolescenti. Quanto significa il gruppo per questi ragazzi e come lo possono vivere in modo positivo? Ecco, allora sappiamo che nella preadolescenza inizia questo processo. Alcuni poi dicono anche che la preadolescenza in questi ultimi anni stia iniziando prima, quindi insomma prestino inizia questo processo in cui la famiglia, che prima è al centro della vita del bambino, perché tutto quello che fa lo fa o nella sua famiglia o con la sua famiglia, con i suoi genitori, un po' alla volta si marginalizza, cioè il centro incomincia a essere qualcos'altro che non è più la famiglia e la famiglia diventa un po' alla volta un satellite. Questo è un processo lungo, ovviamente, che dura degli anni. E un po' alla volta questo passaggio avviene mettendo un po' ai margini la famiglia e al centro appunto l'esperienza del rapporto con i coetanei. Il rapporto con i coetanei quindi un po' alla volta assume un'importanza molto forte. E è importante il rapporto a due per due, ma è anche importante il rapporto con il gruppo. I gruppi istituzionali, quelli di cui fa parte un ragazzo quando va ad attività sportive, ad attività parrocchiali o altri generi di gruppi, e anche i gruppi informali, i gruppi che nascono per esempio a partire dalla classe, i sottogruppi della classe, i gruppi con cui ci si trova al pomeriggio, eccetera. È importante perché il ragazzo sperimenta delle abilità e mette in funzione delle parti di sé che a casa, nell'esperienza familiare, non può utilizzare e quindi veramente fa degli apprendimenti con i suoi compagni, con gli amici. È molto importante che ci sia il gruppo ed è molto invece più difficile quando non c'è il gruppo e il ragazzo non ha la possibilità di sperimentare questo altro tipo di rapporti con i suoi coetanei. E quindi direi che il problema forse è come permettere ai ragazzi di fare esperienze di gruppo proprio in una società come la nostra, che mettendo a disposizione anche tanti mezzi di comunicazione virtuali, pensiamo a internet, netlog, Facebook, Messenger, tutte le cose che utilizzano i ragazzi per comunicare, fa perdere un po' il senso ai ragazzi che invece l'esperienza di trovarsi con un gruppo reale, fisico, di compagni è importante. Per cui abbiamo molti ragazzi invece che oggi si isolano e il pomeriggio stanno in relazione con gli altri, ma attraverso questo mezzo che non permette la relazione viva, concreta, come invece si ha nel gruppo vero. Tra l'altro appunto questo sarà un argomento di cui parleremo prossimamente, perché è un argomento decisamente importante. Allora andiamo a sentire proprio i ragazzi intervistati da Valentina Voi. Questo è un gruppo di calcio, sono allievi, si allenano al campo dell'Esedra Don Bosco. Ascoltiamo sia l'allenatore prima che i ragazzi, hanno appunto Valentina gli ha chiesto che cosa intendono loro per gruppo e come lo vivono. Ma penso che un gruppo deve avere determinati valori che devono essere rispettati e condivisi all'interno del gruppo, e sicuramente è importante che ci sia anche una guida che possa aiutare le persone a seguire un determinato binario che è quello giusto. Sicuramente nel caso dello sport è più facile che l'allenatore sia la guida, magari nell'ambito dell'amicizia ci sono alcune persone che sono ritenuti leader e quindi magari molte persone tendono a seguire il comportamento di questi leader. Hanno determinati valori, si comportano in un determinato modo e quindi magari le persone tendono ad imitarlo per cercare di essere migliori. Quando c'è qualche un po' di confusione, allora lì questo leader in negativo è facile che venga seguito dai ragazzi. Il gruppo per me è trovare sempre qualcosa da fare, è trovare sempre occasioni in cui confrontarsi e comunque divertirsi. Giochiamo a calcio, oppure, non so, usciamo di sera, andiamo a feste, discoteca,
andiamo via in motorino, troviamo sempre qualcosa da fare, insomma, tutti insieme. I miei amici, innanzitutto, è un sostegno quando comunque ti senti giù. È sempre un modo in cui rallegrare la giornata. Sì, diciamo, beh, sabato sera ci troviamo tutti insieme, mentre i giorni della settimana c'è più o meno chi esce o si sta a casa, insomma. Il gruppo mi ritrovo, sono a mio agio, mentre in famiglia c'è non tanto, cioè c'è sempre i genitori che giudicano o cose simili, insomma. Non si fidano, diciamo, dei miei amici del gruppo, sì. Perché pensano che a questa età non è... Cioè non c'è il cervello che ti aiuta, cioè non hai un'identità tua, col gruppo puoi fare tutto, cioè puoi fare di tutto. Cioè. Lo studio è secondo me secondario rispetto all'amicizia. I miei genitori la vedono diversamente perché vedono lo studio come il punto focale della mia vita da studente, anche perché faccio un liceo impegnativo. Però io cerco insomma di compensare di sia lo studio sia le uscite con gli amici. E se ci troviamo al fine di studiare, studiamo 10 minuti, poi si comincia a fare quella domanda al di fuori dello studio, il discorso prende corpo e alla fine si parla di tutt'altro. Paolo, abbiamo sentito, questi ragazzi hanno detto tante cose, hanno parlato dell'imitazione, questo è stato l'allenatore, di quello che è un leader anche negativo, e c'è questa dicotomia poi con i genitori che hanno paura del gruppo, non si fidano, i ragazzi dicono non abbiamo un'identità e i genitori hanno paura che ci perdiamo. Sì, 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 era bello quello che diceva un ragazzo, che diceva io con i miei amici mi sento a mio agio, in famiglia mi sento a disagio, no? E allora questo penso che possa anche spaventare un po' i genitori che sentono questo. In realtà François Dolto, per esempio, che era una grandissima psicoanalista educatrice, diceva quel giorno che il ragazzo ti dice che tu sei costretto come genitore a dirgli ma questa casa non è un albergo, è un bel giorno, è un giorno in cui fare festa, perché vuol dire che lui sta trovando la sua autonomia e sta prendendo la sua distanza da te, sta diventando una persona, no? E nel fare questo passaggio sicuramente ci sono anche da fare delle fatiche ed è normale che sperimentino la sensazione di essere a disagio a casa e più a loro agio con i pari. E questo può essere anche perché i genitori, come diceva anche il ragazzo che ha parlato per ultimo, cercano di mettere dei paletti, dicono che cosa è più importante, danno un orientamento. E questo sicuramente crea disagio al ragazzo, perché i genitori non rispondono solo al suo bisogno di stare con gli altri, ma cercano di dire c'è anche altro. È proprio nel trovare questo muro che i genitori possono costruire insieme al ragazzo e nel permettergli comunque di fare esperienze diverse che lui un po' alla volta può trovare un equilibrio. E quindi situazioni di disagio, di fatica, proprio nella ricerca di questo equilibrio sono possibili, perché i ragazzi, soprattutto quando sono così giovani, 14, 15, 16 anni, non hanno un senso della misura, per cui non riescono a capire quanto si può uscire, quanto dedicare tempo allo studio o agli amici. E quindi sono i genitori che devono fare queste negoziazioni continue, che sono anche molto snervanti e che però sono fondamentali, perché i ragazzi che non possono confrontarsi con i genitori, non possono litigare con i genitori su questo, poi non riescono a trovare la loro misura e a diventare grandi. L'esigenza che emergeva qui è anche quella che però i genitori conoscano con chi escono i ragazzi, questo è molto importante. Noi siamo anche figli di una società in cui siamo molto spaventati di tutto quello che sta succedendo, perché ogni giorno accade qualcosa a qualche ragazzo, le violenze, le pedofili, eccetera, quindi è evidente che i genitori abbiano un bisogno di controllo. E qui c'è la fatica dei genitori da fare di tenere nella giusta misura l'esigenza di controllo insieme all'esigenza di dare fiducia, ascoltare, tenere un filo di dialogo sempre con il proprio figlio, in modo che ci sia un momento in cui io anche mi posso fidare senza dover sempre controllare. E quindi mediare il controllo e l'autonomia. È un percorso che si fa. Direi che meno c'è dialogo, più c'è controllo. Tra l'altro di questo ne parlano proprio i genitori che ascoltiamo, poi li commentiamo. Quanto è importante il gruppo per dei ragazzi? Molto importante, molto, moltissimo. I genitori hanno voce in capitolo o scelgono il gruppo i ragazzi? No, scelgono i ragazzi, naturalmente i genitori guidano eventualmente.
Anche voi avete degli amici, avete un gruppo di amici, sono di esempio per le vostre figlie? Diciamo che prima dei nostri figli siamo stati anche noi adolescenti e ragazzi, per cui anche noi avevamo un gruppo. Diciamo che delle volte facciamo dei paragoni con i gruppi che c'erano magari 20 anni fa, 30 anni fa, e i gruppi che ci sono adesso. Sono un po' differenti, sono cambiati. In che cosa? Ma ci sono, ad esempio, i telefonini hanno un po' rivoluzionato quello che è la relazione interpersonale all'interno del gruppo. Una volta non c'era, si faceva molto più relazione a contatto fisico, adesso è molto più mediata da questi strumenti, le email, gli sms che spersonalizzano un po' quelle che sono le relazioni, per certi versi le fanno più complesse. Sì. Meglio ora quanti anni ha suo figlio o sua figlia? Una 19 e una 14. Quindi insomma adolescenti nel vero senso della parola. E il gruppo quanto rappresenta? E tanto, tanto, a seconda anche del carattere però, dell'espansività o meno di un ragazzino, quindi bisogna aiutarli a sapere entrare in queste dinamiche e siamo qui per questo. Ecco, e come gruppo per lei, per esempio, che cosa è stato nella sua vita con le sue amicizie? Per me è stato importantissimo, devo dire la verità, e mi ha tanto aiutato a crescere, a sapere accettare gli altri come sono. E cercare di non giudicare troppo, mi ha tanto aiutato, devo dire la verità. Ho frequentato tanti gruppi giovanili, anche a sfondo di volontariato, cose del genere. E lo consiglierebbe quindi a sua figlia? Sì, decisamente sì, perché comunque ti ridimensioni i tuoi problemi che ti sembrano giganti e invece ti apri all'altro e veramente ti dà quella marcia in più proprio per andare sempre avanti, non fermarti alle tue difficoltà, vederle grandissime, perché in fondo ce ne sono sempre di più grandi ancora. Io ho due adolescenti e il gruppo è la cosa più importante. Prima viene il gruppo e poi i genitori, purtroppo. Ma raccontano che cosa fanno in gruppo? Assolutamente. Tutto sì? Segreto, anzi, mamma non intervenire assolutamente. Quindi, allora, io ho una bimba di 10 anni, quindi in età ancora, insomma, ecco, abbastanza infantile. E finora lei frequenta il gruppo sportivo, dove appunto ha delle amicizie, il gruppo della scuola, dove è anche un gruppo allargato perché si trova anche nel pomeriggio. Come oggi ha fatto il pomeriggio, ha fatto anche la serata, hanno mangiato insieme, adesso viene la mamma a prenderla. E però siamo ancora in una fascia, insomma, molto circoscritta, che si può, ecco, direzionare ancora, insomma, dare indicazioni. Per il gruppo invece, ecco, preadolescenziale o che sia, invece, ecco, il discorso si complica, immagino. E quindi... Il gruppo tante volte non piace ai genitori ed è lì che si scontra ed è per questo che sono qui, per avere dei consigli, anche per capire come, al di là di quelle che sono state le mie esperienze, adesso devo relazionarmi in momenti che sono ovviamente difficili e diversi da quelli che ho vissuto io, ecco. Ha paura anche un po' del gruppo che può incontrare suo figlio? Beh, anche nel senso che non si sa mai quello che trova. E da parte sua come e se può intervenire? Ma innanzitutto ascoltando tutto quello che lei mi racconta, e lei è una che si confida molto, capire quando è in qualche situazione così di perplessità, cercare di capire, ascoltarla, per me ascoltare è la cosa più importante. Credo sia importante creare ripetute condizioni di gruppo, cioè in qualche modo favorire feste, escursioni, appuntamenti di riflessione e naturalmente quel linguaggio universale che è la musica e, se possibile, suonare e danzare insieme. Che cosa vogliono i ragazzi? Solo spazi? No, io credo la possibilità di un'amicizia profonda, vera, autentica e qualcuno a cui consegnarsi con una certa confidenza. E questo credo sia il segreto di ogni educazione, anzi vorrei dire relazione, segreto di ogni educazione. Abbiamo sentito che cosa diceva Don Cristiano e prima di chiacchierare, Paola, sentiamo anche cosa ha detto in quella serata il professor Pollo, professore di pedagogia generale e sociale di scienze della formazione della LUMSA di Roma. Il gruppo, quanto importante e quanto anche difficile per un adolescente? Allora, è importante perché negli ultimi 2 decenni il gruppo dei pari è diventato il luogo in cui gli adolescenti elaborano la rottura della dipendenza infantile dalla famiglia
è la conquista di un comportamento autonomo. Ed è una funzione che il gruppo ha assunto solo in questi ultimi decenni, perché prima il distacco veniva secondo altre vie. Quindi è molto importante, però il gruppo, come tutte le cose umane, può essere luogo di crescita della persona, ma può essere anche luogo dove l'adolescente si perde, nel senso che può imboccare cammini di trasgressione, di disagio, di devianza, perché il gruppo ha questa, può avere questa doppia funzione, insomma. Dipende dai gruppi in cui si capita. Ecco. E allora è chiaro che se uno ha l'avventura, no, di capitare in un gruppo informale con norme devianti, questo diventa poi un luogo dove può uscirne piuttosto male. Dipende anche dal leader del gruppo, e ci sono dei ruoli nel gruppo? Sì, è chiaro che soprattutto nei gruppi informali c'è una precisa gerarchia e una leadership, e c'è quindi chi è al centro del gruppo, che ciò che dice è ascoltato da tutti, accolto da tutti, e chi invece ha funzioni gregarie o addirittura funzioni addirittura marginali, cioè per dire come una persona in romanesco, nessuno se lo fila. Cioè, nel senso che proprio vive, e per questi ragazzi stare in gruppo può diventare anche una sofferenza. È chiaro che poi il leader dà un'impronta al gruppo, ma anche se spesso è il tipo di gruppo che ci sceglie il leader, cioè a volte più che il leader che dà un'impronta al gruppo è che quel tipo di gruppo con quelle caratteristiche allora sceglie come leader quella persona che è quello che è più funzionale rispetto alle caratteristiche che il gruppo possiede. E gli adulti come possono intervenire sul gruppo, anche indirizzare un gruppo, aiutarlo, e se possono soprattutto? C'è l'esperienza che viene fatta in varie parti d'Italia di animatori, educatori di strada, che hanno il compito di intercettare questi gruppi informali che sono presenti nel territorio, ottenerne la fiducia, essere accettati, e attraverso questo cominciare un lavoro educativo, no? Attraverso il gruppo. E questa è una funzione efficace, ecco, perché i gruppi che poi di solito hanno una maggior qualità, no? Per la crisi dei ragazzi sono quasi sempre gruppi non spontanei, ma gruppi che hanno una presenza di un educatore adulto, di un animatore adulto che sa quindi gestire le dinamiche del gruppo in senso evolutivo. Ecco, io non credo che un gruppo solo di pari possa avere molte chance educative, cioè un gruppo di adolescenti, se vuole diventare un'esperienza di crescita, ha bisogno degli adulti, e purtroppo gli adulti sono spesso indifferenti, lasciano questi gruppi a se stessi e non intervengono. Adulti indifferenti, necessità di un adulto per la crescita educativa dei ragazzi, così Paola? Sì, ma sono molto d'accordo con questo, anche se è vero che i ragazzi hanno diritto ad avere dei gruppi informali dove stanno tra di loro e dove non hanno sempre gli adulti tra i piedi, questo bisogna dirlo, nel senso che, come dicevo prima, noi siamo una generazione di adulti genitori che tendiamo ad avere molto controllo e essere molto iperprotettivi, e quindi a limitare molto l'autonomia dei bambini piccoli. Insomma, nelle scuole le insegnanti ci dicono che i bambini arrivano a 7-8 anni senza sapersi allacciare i lacci delle scarpe, allora vuol dire che c'è una limitazione dell'autonomia degli adulti molto forte. Quindi va lasciata l'autonomia, va lasciato ai ragazzi di poter fare le loro esperienze di gruppi. È chiaro ed è molto importante quello che diceva il professor Pollo, che i gruppi educativi, quindi i gruppi dove c'è un adulto che svolge una funzione educativa in maniera esplicita nei confronti dei ragazzi, sono gruppi che aiutano di più a crescere e che ha un obiettivo diverso da quello del gruppo informale. Ci possono essere entrambi. L'ideale sarebbe che il ragazzo potesse fare esperienze di entrambi e che ogni ragazzo avesse almeno un gruppo educativo di appartenenza. Abbiamo visto prima che l'educativo può essere anche nello sport, certo, non solo nelle agenzie educative tradizionali. E la questione è anche che i genitori prima dicevano due cose importanti. Una è che riconoscevano l'importanza del gruppo, i genitori intervistati, e questo mi sembra molto, molto bello da parte loro.
L'altra cosa che dicevano è che però quando poi c'è il gruppo loro si sentono come senza potere, no? Perché esautorati, il potere è del gruppo, i ragazzi decidono, vengono a casa, non raccontano, non sappiamo più niente di quello che fanno, perdita totale di controllo. Ecco, questo è quello che sembra. Però quello che diceva Pollo, l'adulto importante, anche l'adulto genitore, nel senso probabilmente non hanno voglia di raccontarci quando tornano a casa, nel momento in cui noi vogliamo che ci raccontino e per rispondere alla sfilza di domande che noi gli proponiamo. Però probabilmente se noi riusciamo a costruire un dialogo con questi ragazzi, in un momento che è quello che scelgono loro, che è quello a cui va bene a loro, noi potremmo riuscire a parlare delle esperienze che stanno facendo in gruppo e aiutarli a costruire un significato di quelle esperienze. Allora ecco che il genitore resta fuori dal gruppo, non lo invade, non è presente, rispetta l'autonomia del ragazzo che ha bisogno di fare le sue esperienze, però c'è nel momento in cui c'è da costruire un significato a queste esperienze. Questo è importante, assolutamente. Ecco, questo credo che sia il ruolo dell'adulto non indifferente di cui parlava Pollo. Perfetto, allora noi ascoltiamo anche qualche consiglio letterario e bibliografico su questo argomento. Parlando di dinamiche di gruppo, naturalmente anche qui la produzione editoriale è piuttosto ampia, ma oggi io vorrò focalizzare l'attenzione sulle dinamiche di gruppo che la letteratura per ragazzi oggi individua specialmente a scuola. Quindi la produzione contemporanea ci può offrire un libro di Aidan Chambers, per esempio Ladre di regali. Qui si parla di bullismo, quindi quando parliamo di dinamiche di gruppo e parliamo di scuola, l'argomento, la tematica è quella del bullismo. La vita è un inferno per Lucy da quando Melanie Prosser e la sua cricca di bulle le hanno messo gli occhi addosso. Difficile sperare aiuto dal timido Angus, ma proprio quando le cose vengono al peggio, Lucy potrebbe scoprire in sé e negli altri un'insolita via d'uscita. Un'altra proposta è questa di Michael Bauer, Non chiamatemi Ismaele. Ismaele è un 14enne timido e goffo, impegnato nella difficile arte di passare inosservato, soprattutto da quando sulla sua strada ha incrociato quel trita sassi di Barry Bagsley, il bullo della scuola che non perde occasione per rendergli la vita difficile. Spintoni, scherzi e prese in giro diventano per Ismaele pane quotidiano. Un altro libro ambientato nel nostro territorio veneto a Mestre è Operazione Nonno di Luca Cognolato. Anche qui tre amici che sono ospiti dal nonno di uno di questi e sono un po' in conflitto tra di loro, alla fine invece troveranno la modalità di di collaborare proprio per ritrovare il nonno che si era perduto. Una proposta classica di Louis Pergaud, La guerra dei bottoni, è la storia di bande rivali, ambientato negli anni 60, e queste bande rivali di ragazzi 14enni, sono in lotta tra di loro per futilità, ma la vendetta che queste due bande infliggono alla banda avversaria sta nel fatto che quando uno della banda avversaria viene preso, egli è legato ad un albero e viene beffeggiato, ma soprattutto viene privato di tutti i bottoni delle stringhe e delle bretelle. Quindi il bambino ritorna a casa dei suoi genitori ricevendo poi altrettante rimbrotti, se non addirittura delle sberle. E dai bottoni passiamo invece a qualche indicazione di film sempre riguardanti il gruppo. Every penguin has a soul. Push me, 'cause I am close to the edge. I'm trying not to lose my head. What you doing with your feet? I thought it was kind of cute. But it just ain't panther, okay? Woo! Who is that fool? For all I'm saying, you must stop this freaking us with the feet. But Paul, you mumble happy feet, Mr. Bull. If she leave him now, she'd take away the biggest part of him. Ooh.
the please don't. Please, guys. Dal profondo, un eroe di nome... Vespero. Caspita, quanto è piccino! E guardate che orecchie! Era diverso dagli altri. Era molto valoroso. Ha disegnato un gatto sul quaderno, l'ha chiamato Piumino. Oh. Presto i topi capirono che fra tutti era il più coraggioso. Un giorno girovagava per esplorare il castello. Era in cerca d'avventura. Sei un ratto? No. Un topo? Io sono un gentiluomo. Ma trovò qualcosa di più. Comes down to what you look like. If you're Latino or Asian or black, you could get blasted anytime you walk out your door. You know, don't nothing come easy. You gotta try real, real hard. I tried hard, but I guess I gotta try hard. My name is Aaron Blow. We fight each other for territory. We kill each other over. My parents would die if they saw this. They think everyone practicing cello all day. I was the best singer at my old school. How do you know if you're good enough? She's hot, but she thinks she's like the most talented kid in the school. Maybe she is. Dopo queste belle immagini devo ricordarvi, me ne sono dimenticata all'inizio della trasmissione, i nostri indirizzi, ma li avete già visti, il blog telechiara.net/genitori-si-diventa e la mail è la scuola dei genitori @comune.padova.it. In chiusura Paola, un messaggio da dare ai genitori per gestire questi ragazzi in gruppo. Sì, beh, per esempio abbiamo visto la sequenza di film, la sequenza dei libri. Leggere i libri insieme ai figli può essere, se sono piccolini, ovviamente un modo anche per dialogare di questi temi. Poi nei film, c'erano anche film adatti ai ragazzi più grandi, no? Quindi magari i genitori dicono, i miei figli non mi raccontano, però invece può essere che andando a vedere un film insieme o prendendosi un film a casa, poi quello dia lo spunto per fare un dialogo su quello che succede fuori nella famiglia, nel gruppo. Quindi il punto su cui io vorrei richiamare l'attenzione è semplicemente quello di non perdere la fiducia nella capacità nostra di genitori di riuscire sempre ad avere un buon dialogo con i nostri figli e che il dialogo si fonda sull'ascolto, non sul giudizio dell'altro e che quindi loro possano trovare sempre noi degli adulti capaci di ascoltare le esperienze che fanno al di fuori della famiglia e aiutarli a trovare il significato di queste esperienze. Perfetto Paola, noi ti ringraziamo, salutiamo i nostri telespettatori ricordando che la prossima puntata, che sarà tra l'altro la puntata prima del Natale, vogliamo parlarvi di giochi moderni ma anche di giochi antichi, vogliamo un po' aiutarvi anche a scegliere quelli che sono i giochi per i bambini di Natale. Intanto buona serata e ci rivediamo la prossima settimana, sempre con Genitori si diventa. Arrivederci, buona serata.